uomo, padre, marito, insomma, Pino era, insomma, come tutti quanti noi, non era un orsone, diciamo, chiuso in se stesso, assolutamente non era così, lo era in parte certamente, ma poi era una persona, come dire, divertente, godereccia, e quindi, insomma, credo e spero di aver fatto vedere anche questo lato, insomma, che, insomma, altri l'hanno chiamato privato, ma che per me è privato per me, ma magari non è un concetto, come dire, condiviso da molti. 20 anni con Pino Daniele. Le fotografie di video del fotografo che lo ha accompagnato in molti momenti significativi, sia pubblici sia privati, sono al Palazzo delle Arti di Napoli da oggi fino al 10 gennaio. Un racconto della sua vita attraverso immagini per la maggior parte inedite dal 1990 al 2008. Anni di collaborazione con importanti artisti internazionali ed italiani, grandi concerti ed album di successo, ma anche pieni di storie di amicizia e di famiglia. Le fotografie sono realizzate tutte su pellicola, come viene suggerito dall'ingrandimento del provino a contatto in apertura della mostra, una delle basi del linguaggio fotografico analogico. La mostra è organizzata, realizzata da me, solo e unicamente da me, in collaborazione chiaramente con il Comune di Napoli. Visti i rapporti ventennali di amicizia con Pino e quindi anche con la moglie, con Sara, Sofia, Francesco, era per me obbligo far vedere a loro le foto, ma non parliamo di scelta di foto, non parliamo di organizzazione, la mostra è stata realizzata e organizzata da me. La facciamo qui al PAN, che è uno dei luoghi a cui teniamo nella nostra città. Poi Pino è stato ricordato tantissimo in questo anno e quindi questa è un'ulteriore testimonianza dell'affetto indissolubile tra Napoli, napoletani e Pino Daniele.